Presentazione. Attiva su, clicca su attiva. Ok, adesso chiudi lì, bravo, chiudi, 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 chiudi. Lascia stare. Bene, dall'inizio. Ok, ci siamo. Siamo ora con Vai, perfetto, vai. è saltato quando ho cliccato è saltato, capito? Quindi non ero convinto. Va bene, ritorniamo a questo caso. Quindi dicevo, come si sposa poi la chiave di lettura sindrome depressiva con la presenza chiaramente di questa indicazione sia del riepilogo e sia della presenza, poi vedete negli indicatori, di metalli tossici. Chiaramente con azione di tipo neutrofilo dello stesso metallo che, al di là di quello che è in questione, probabilmente in questo caso il mercurio, considerando che il ragazzo aveva anche delle amalgame dentarie, e chiaramente che può essere poi successivamente anche valutato, però l'S-Drive ci ha dato in questo caso anche ulteriori indirizzi, no? Come vedete, metabolismo degli acidi grassi e soprattutto con uno stato infiammatorio per una carenza, diciamo, in ambito di quelli che ha prima descritto anche il dottor Spattini, degli acidi grassi polinsaturi, soprattutto l'EPA e il DHA, e che quindi dimostravano uno stato infiammatorio in questo soggetto. Però noi non ci siamo fermati solamente alla valorizzazione dell'aspetto, diciamo, infiammatorio collegato all'azione tossica dei metalli, considerando che nell'ambito del riepilogo veniva fuori anche sistema di detossificazione. Quindi comunque poi andremo a valorizzare anche le singole. Ok. Mi vedete? Perché mo è comparso. Pronto? Fai condividi schermo che sei uscito, che non so per No, quale motivo. ma infatti c'è un problema con la linea stamattina. Vai, Però. fai condividi schermo Sì, un'altra no, no, volta. infatti, vai, ok. Vai. Ci siamo? Sì, vai, vai. Ok. No, stamattina ci sono problemi. Ok. Sì, mi dicono che qua c'è stato forse un temporale stanotte, quindi qualche problema alla linea sto avendo. Dicevo, quindi in questo caso l'S-Drive valorizza anche altri aspetti, per esempio l'aspetto delle emozioni. Vedete, stiamo parlando di un giovane di 26 anni che si presenta in uno stato depressivo, astenico, demotivato. Lui fa il cuoco in una grossa struttura della zona e si accorge che man mano che passano le annate, chiaramente c'è sempre un calo maggiore del tono dell'umore. Abbiamo parlato anche di cronobiologia, abbiamo dato importanza anche oggi all'importanza di cronoritmi e quindi siamo di fronte a uno stato infiammatorio, e questo l'abbiamo compreso, tossico-metabolico, che comporta anche però una alterazione di quello che è il normale reuptake anche di fattori di tipo anabolico. Quindi siamo di fronte a un ragazzo giovane di costituzione fosforica, quindi magro, alto, cerebrale, e che quindi vive con impatto emotivo, in questo caso con una sorta di distimia quasi depressiva, con l'ultima visita fatta dal suo neurologo che gli ha proposto un farmaco antidepressivo e che la mamma, mia paziente da tanti anni, ha rifiutato di dare al ragazzo. Altrimenti quel ragazzo sarebbe diventato come tanti giovani che subiscono questo tipo di imprinting, ma non vanno a lavorare sui fattori eziologici o sui vari fattori interferenti, proprio quello che è l'espressione in equilibrio di quell'organismo. Invece attraverso l'S-Drive, vedete, potete cogliere una serie di fattori e da non sottovalutare soprattutto il fattore della resistenza. Come vedete, nell'ambito dell'espressione in questo test dei fattori di disturbo in ambito microbiotico, ci troviamo di fronte alla presenza di parassiti, alla presenza di funghi e soprattutto di una post-virosi. Chiaramente il concetto, diciamo,
poi di amplificazione di quella che poi è una ricerca di fattori di disturbo su una sindrome di tipo astenico cronico che porta anche a sviluppare poi uno stato emotivo tendenzialmente depressivo. Voi immaginate se ogni mattina vi svegliate e non avete la forza di alzarvi. Era quello che succedeva a questo ragazzo. E quindi mi ha portato ancora di più ad andare a valorizzare non solo l'aspetto di detossificazione dei metalli tossici, che sicuramente è importante nell'ambito dei rilievi che vengono fuori da questo test, ma soprattutto andare anche a valorizzare quell'indicazione di post-virosi che ha avuto poi il pieno riscontro nell'analisi che poi il ragazzo mi ha presentato qualche giorno dopo di quelli che sono, che era la situazione immunitaria in ambito di diversi virus che io sono andato a ricercare, fra cui il virus del morbillo, il virus della varicella, quindi lo zoster, l'herpes, il citomegalovirus e soprattutto il virus di Epstein-Barr. In questo giovane si è presentata proprio l'indicazione di una riattivazione del virus di Epstein-Barr. Questo virus era riattivato perché i suoi tre marcatori principali, che sono l'antigene A, l'antigene eBNA e il VCA, erano tutte e tre espressi e soprattutto gli anticorpi contro l'antigene BNA erano di valore molto elevato. Questo dimostrava, da un lato, una debolezza del TH1, da usura cronica del TH1. Dall'altro un'espressione di un TH2 tendenzialmente ipertrofico con anche una cortisolo attivazione, come ha fatto vedere prima il dottor Spattini, che ha portato probabilmente anche nel tempo a una cortisolo resistenza, per cui in un soggetto poi tendenzialmente fosforico, questo scarico surrenalico ha determinato chiaramente questa sindrome astenica cronica che peraltro veniva anche sottolineata da un tentativo dell'organismo di creare uno switch del cortisolo con anche l'attivazione di uno stato di insonnia, soprattutto un'insonnia d'addormentamento, ma anche da risveglio durante le ore notturne, che erano collegate molto probabilmente non solo alla educazione cronobiologica di questo giovane che nella sua professione chiaramente passava molte ore di lavoro, soprattutto durante le ore notturne, facendo il cuoco in una struttura aperta, chiaramente nelle ore serali, in una zona turistica. Chiaramente questo ha comportato anche un indebolimento di quegli ormoni, soprattutto abbiamo visto prima l'importanza della melatonina, ma non sottovalutate anche l'importanza del GH nella gestione appunto della salute anabolica di un soggetto che andando chiaramente in attivazione ipercatabolica ha esaurito le sue riserve. Se fosse stato curato attraverso semplicemente un'azione antidepressiva, avrebbe semplicemente attivato uno dei tanti meccanismi che probabilmente gli avrebbe permesso di trovare uno stato adeguato di salute, ma non avrebbe lavorato invece come abbiamo lavorato noi, cioè lavorando sui diversi sistemi che vengono poi successivamente indicati. Vedete, aveva comunque una alterazione dei valori del sistema immunitario. E quindi anche gli indicatori di sostegno intestinale erano alterati, ma io vi voglio far vedere soprattutto in ambito, vedete, anche di minerali, c'era una carenza di zolfo, che è un elemento chimico fondamentale, che ha un'azione sia energetica che plastica e soprattutto detossicante. Lo zolfo è uno dei più potenti minerali chelanti. Quindi, come vedete, ecco, quando noi andiamo a vedere metalli tossici, dobbiamo cercare di capire anche nell'ambito, attraverso l'S-Drive, ecco perché è una visione integrata, qual è il minerale che l'organismo sta utilizzando di più per chelare quei metalli. In questo caso vi viene fuori lo zolfo. E lo zolfo, sapete, svolge una importante funzione anche nella detossificazione, non solo. Vi dicevo, ha anche un'azione plastica, ma anche, ecco perché, sintesi proteica, perché quando si alterano certe strutture, e chiaramente abbiamo un'attivazione infiammatoria dell'inflammasoma globale, ma in questo caso l'infiammazione non è un'infiammazione anabolica,
questo soggetto presentava un'infiammazione cataborica, era un'infiammazione che portava a una sorta di esaurimento energetico e che andava chiaramente trofizzata, è come se vi trovate di fronte a un terreno arido e quindi va nutrito, è quello che ho fatto io con una terapia semplice, chiaramente tenendo presente anche le basi dell'infiammazione, che sono soprattutto gli elementi di disturbo, in questo caso principalmente i metalli tossici, e soprattutto l'attivazione endogena, non solo diciamo di tipo parassitario micotico, ma anche e soprattutto nell'ambito della riattivazione post-virotica bisogna fare un lavoro preciso, perché si tratta di soggetti che in questo caso, come nel caso di questo giovane, nella loro anamnesi hanno avuto la mononucleosi. Questo ragazzo aveva avuto a 19 anni una mononucleosi importante, con una grossa manifestazione linfonodale, quindi con l'espressione anche epato e splenomegalica, e quindi chiaramente ancora di più a dimostrare che l'interessamento sistemico era un interessamento in questo caso molto veritiero, che è comunque stato messo in evidenza anche dal test che stiamo vedendo, dall'S drive, al contrario invece di una visione cartesiana riduttiva della medicina ufficiale, che aveva dato come diagnosi una depressione reattiva. Qua abbiamo visto l'importanza dello zolfo come diciamo elemento anti diciamo degenerativo, come elemento che va a lavorare sui sistemi di detossificazione specifica per quanto riguarda certi metalli. Il mercurio viene molto chelato per esempio dallo zolfo. Questo quadro anche degli acidi grassi è praticamente un quadro che ancora di più racchiude in sé il senso della ricerca dell'infiammazione silente. E quindi qua abbiamo, attraverso un test semplice che si fa praticamente in qualche minuto, il cui risultato arriva in 12 minuti, abbiamo proprio una visione integrata e personalizzata che è molto chiara e che è orientante anche una terapia di integrazione, di supporto, nonché anche di annullamento di quelli che sono dei fattori, ecco, vedete, cioè questo è il campo di disturbo da metalli tossici nell'ambito degli indicatori di danno ambientale, quindi è un campo importante, come vedete viene preso quasi il 60%, e quindi nell'ambito del metallismo chiaramente siamo di fronte a una tipologia, in questo caso il fosforico è più sensibile ai metalli per una questione semplice, perché essendo il fosforico un soggetto che la cui origine embrionale è ectodermica, non ha un grande mesoderma, non ha soprattutto un grande endoderma, e quindi non ha sia una macrovisceralità e sia anche un sistema connettivo e soprattutto un tessuto adiposo dove riuscire a, diciamo, immettere queste sostanze come i metalli tossici, a stoccare queste sostanze, che invece vengono ad essere drenate, usiamo questo termine, soprattutto in questa tipologia dal sistema nervoso, motivo per cui chiaramente possiamo avere dei sintomi da metallismo in queste tipologie che vanno a valorizzare soprattutto i danni di tipo, diciamo, centrale, e quindi anche della produzione di certe sostanze potenti ad azione neuroendocrina, ma anche un'azione periferica di tipo neurotossico che giustifica anche chiaramente la stanchezza e quello che è poi il quadro di astenia cronica che era caratteristico di questo soggetto. Questo soggetto è molto migliorato, io ho lavorato molto sul microbiota, lo posso dire, ho usato semplicemente il Cell Food per lavorare sul microbiota, perché chiaramente qui siamo di fronte a una condizione microbiotica, e questo va valorizzata, che cosa? Questo tipo di informazione va vista in una chiave di lettura diretta, cioè va chiesto al paziente, ma lei ha problematiche di tipo intestinale? In questo caso la risposta è stata no. Quindi, siccome parlavamo nel riepilogo di emozioni, chiaramente era l'ingresso del cervello di pancia, in questo caso soprattutto il polo epato biliare, che
che aveva preso il sopravvento e aveva creato una sorta di disturbo della regolazione energetica complessiva di questo soggetto, che veniva chiaramente convalidata da un'alterazione del terreno microbiotico, che non aveva un'espressione focale con sintomi di tipo intestinale, ma aveva un'espressione metafocale che viene chiaramente convalidata anche da questo test, dove quando io vado a valorizzare per esempio un deficit della funzione epatica di disintossicazione, sto semplicemente valorizzando un'informazione che mi dà il test, che mi sta dicendo che guarda, quel microbiota alterato sta andando a infarcire il fegato di danno mitocondriale, mi sta determinando una sorta di tossicosi di quelle sostanze, di quelle funzioni della cellula epatica che permettono biologicamente di garantire al fegato stesso la funzione biologica per cui esso lavora e quindi soprattutto la produzione energetica. Ma allo stesso tempo non sottovalutate mai l'informazione che arriva quando c'è la post-virosi segnalata, perché la post-virosi, vi garantisco, va ricercata e spesso vi troverete di fronte a valori alterati, soprattutto nell'ambito di quelli che sono i virus erpetici, nell'ambito soprattutto delle forme intracellulari dei virus erpetoidi, e vi parlo soprattutto del citomegalovirus e del virus Epstein-Barr, ma trovare appunto un aspetto anche, diciamo, a cascata di reazione delle varie componenti della famiglia dei virus erpetici vi porta a ragionare in un ambito più ampio, soprattutto in ambito di quella che è la correlazione TH1-TH2, che in questo caso viene a giustificare che cosa fondamentalmente? Anche alcuni sintomi che presentava il ragazzo, perché quando si viene a debilitare già in età giovanile la frazione TH1, stiamo parlando di una frazione del sistema T-helper che è molto attiva nell'età giovanile, infatti è la frazione che quando si ipertrofizza crea l'autoimmunità. E quindi, diciamo, noi possiamo, vedete, correlare, e questa è la visione integrata che valorizza ancora di più questo test. No, questo test ci permette, in relazione alla propria esperienza, in relazione anche al proprio campo di azione, di poter ipertrofizzare alcune informazioni, ma cercarne anche di aggiungerne altre, in maniera tale che proprio si valorizzi l'individuo nella sua globalità. La risposta alla terapia è stata ottimale, il ragazzo ha migliorato la sua energia e il suo stato di umore nel giro di 15-20 giorni, io ho usato terapie semplici in questo caso, chiaramente tenendo presente che attraverso un riconoscimento di quelli che sono i fattori di disturbo, ho potuto lavorare benissimo soprattutto sulla intersecazione con i metalli tossici e con la riattivazione delle post-virosi nella gestione della salute infiammatoria di questo soggetto. E quindi, abbassando il livello di infiammazione, abbiamo riportato quell'organismo a trovare il suo equilibrio che era stato perso sicuramente da una situazione stressogena, ma che poi ha comportato l'attivazione rilevata appunto da questo test di una serie di fattori che chiaramente, creando una serie di campi di disturbo, hanno alimentato un processo di produzione energetica sempre più deficitario. E nel corso degli anni questo giovane, che si accorgeva sempre di più di un calo della sua energia, si è arrivati a sfiorare appunto un quadro depressivo. È la storia di molti dei nostri pazienti, e come vedete appunto quando vi parlavo all'inizio di questa tecnica innovativa da un potenziale limitato, è perché, credetemi, quando io ho iniziato a conoscerla 2 anni e mezzo fa, ne ho capito il potenziale, ma ora ancora di più, man mano che vado avanti con i casi, mi rendo conto, come diceva anche prima il dottor Spattini, che abbiamo in mano
uno strumento veramente unico che ci può permettere di fare una rivoluzione, quella che auspica anche Giorgio con i suoi corsi e con la sua scuola, quella di una rivoluzione epigenetica, proprio per andare a intervenire direttamente su quelli che sono i fattori di disturbo che interagiscono con la nostra salute. Un altro caso clinico, poi Giorgio mi dici tu quando io devo smettere, perché ora abbiamo iniziato un po' in ritardo, poi ho avuto i problemi con la linea. Fai questo altro caso clinico, poi dopo finisci. Sì, sì, anche diciamo in questo caso clinico noi ci troviamo di fronte a un soggetto giovane che si presenta per una problematica di acne. E chiaramente in questo caso, anche qui, io ho messo subito la pagina 3, perché la pagina 3, diciamo, ci permette sia nel quadro del riepilogo, sia in ambito di quelli che poi sono le diverse categorie, con i diversi indicatori, di avere già una sorta di specchio di quella che è la situazione del soggetto che abbiamo di fronte. Parliamo di un giovane intorno ai 20 anni, con una sindrome acneica abbastanza importante, con anche in corso una cura di tipo, diciamo, farmacologico abbastanza pesante, e chiaramente con una maggiore preoccupazione da parte dei familiari, che non vedono anche attraverso questa cura un miglioramento dello stato infiammatorio della pelle. Dal test, a livello del riepilogo, vedete dei fattori che creano una disregolazione. Al primo posto c'è il metabolismo degli acidi grassi, e se si va a vedere poi fra le categorie, ad acidi grassi c'è indicato l'acido alfa-linoleico e l'acido linoleico, e quindi già questa indicazione ci sta dando un indirizzo. Siamo di fronte a una cascata infiammatoria, va bene, però siamo anche di fronte a una deplezione di elementi importanti che sono, diciamo, utilizzati dal nostro organismo per garantire anche una protezione a livello cutaneo con un'azione chiaramente antinfiammatoria. Al secondo posto, vedete, mette nell'ambito del riepilogo intestinale. Anche qui siamo di fronte a un giovane che non presenta sintomi specifici a livello della barriera intestinale. Cioè non ha una manifestazione specifica, ma siamo però di fronte a un'alterazione di tipo tossico. Vedete, metalli tossici. Quando avete metalli tossici dovete pensare, e chiaramente potete anche capire attraverso dei test di supporto, come può essere l'EAV, come può essere anche un test kinesiologico, per esempio, dov'è la localizzazione dei metalli tossici. In questo caso, diciamo, attraverso una valorizzazione di un'informazione che ho preso con l'EAV, ho visto che l'azione dei metalli tossici era soprattutto a livello di barriera intestinale. Quindi c'era un'alterazione del campo intestinale, del terreno intestinale, e chiaramente questa informazione mi è stata molto utile, perché mi ha permesso anche di comprendere l'azione infiammatoria che interveniva attraverso l'alterazione, poiché questa componente tossica causava nel microbiota di questo giovane, che come vedremo era orientato in senso soprattutto di tipo parassitario, quindi con un'attivazione TH2 correlata che in qualche maniera giustificava anche un livello di infiammazione cutanea attraverso quella modalità che in omeopatia noi chiamiamo psora, e che comunque poteva essere, diciamo, l'espressione biologica di questa infiammazione silente, che chiaramente non sempre noi troviamo a livello viscerale, ma in questo caso stiamo valorizzando a livello cutaneo. Quindi nell'ambito poi chiaramente delle ulteriori informazioni che ci venivano fuori dal riepilogo, dei fattori, diciamo, limitanti quella che è la modulazione biologica di quell'organismo, c'era sintesi proteica e soprattutto sistema adrenergico. Quando troviamo sistema adrenergico in un soggetto giovane, no, dobbiamo pensare che questo soggetto sta, diciamo, scaricando la sua attività di tipo midollarico sul renalico, no? E siamo qui di fronte a un giovane anche, diciamo, corpulento, di 1,90 m, un atleta, no?
manifesta attraverso questo deficit del sistema adrenergico un tentativo non riuscito di andare a compensare un livello infiammatorio secondo la regola di Ancelì sullo stress. Cioè abbiamo già superato la fase di allarme. Siamo in una fase di adattamento-resistenza dove si può manifestare una modalità infiammatoria reattiva che in questo caso è anche contornata da una reazione anche di natura ormonale, come succede nell'acne chiaramente, e che comporta uno stato infiammatorio più tendente verso la cronicizzazione. Ed era quello che succedeva in questo ragazzo. Questo ragazzo che chiaramente si è trovato di fronte a, vedete, uno stato immunitario in cui c'era una manifestazione flogogena condizionata da più fattori, e qua li potete leggere, fra cui vedete anche indicato come cibo c'è il glutine. Ma poi anche nell'ambito del sostegno intestinale, poi lo andiamo a vedere meglio anche nelle slide successive, noi possiamo prendere una serie di spunti, così come dalle carenze vitaminiche, il fatto che venisse ad essere alterato il sistema di, diciamo, collegato alla betaina, chiaramente indicava una sofferenza della componente biliare di questo soggetto, che giustificava tendenzialmente anche quello che è l'aspetto di sofferenza dell'elemento colon, perché fondamentalmente l'alterazione del microbiota, e siccome parliamo di pelle, se andiamo a collegarci agli elementi della medicina cinese, siamo di fronte a un soggetto, in questo caso di costituzione sulfur magra, un muriatico, no? Che praticamente utilizza il suo elemento metallo colon, che è collegato a pelle, come modalità di scarico di un disagio che si sta manifestando ad altri livelli. E il carico tossico che interviene, vi ho fatto vedere due giovani della mia città, che comunque in cui è stato rilevato, vedete, la presenza di metalli tossici, vi dicevo, il carico tossico metabolico non viene sopportato dai normali sistemi di detossificazione e quindi crea una sorta di modalità centrifuga, che noi in omeopatia chiamiamo psora, che attraverso la quale questo organismo cerca di rispondere a quel carico con un'infiammazione che diventa sempre più cronica, e nonostante le terapie retossiche in questo caso, come quelle che supportavano questo giovane, che comunque si era anche rivolto a medici che operano nell'ambito della medicina cosiddetta alternativa, avendo chiaramente scarsi risultati, perché, e questa è l'importanza dell'S-Drive, non si era dato valore a questo aspetto. Vedete, non solo agli indicatori di danno ambientale, che sono fondamentali, no? Ma anche alla componente degli acidi grassi, no? E poi al terzo fattore, vedete, alla presenza di parassiti. Io nelle mie terapie ho valorizzato questi tre aspetti, cioè ho intersecato le mie cure con la cura di, diciamo, chiaramente nutrizionale, perché il cibo diventa in questo caso una prima medicina, soprattutto quando vi trovate di fronte a una condizione di parassitosi. Il cibo diventa una prima medicina, si scelgono soprattutto cibi a basso tenore, per esempio istaminico, a bassa azione, diciamo, pro-parassitogena, e ce ne sono tanti. Allo stesso tempo si valorizza questo tipo di informazione e quindi si va a fare un'azione di drenaggio dell'organismo, no? Verso questi metalli che vanno completamente eliminati. E poi la terza componente su cui io ho agito è stata questa. Vedete, la parte riguardante soprattutto l'integrazione di acidi grassi polinsaturi, in questo caso essenziali per il ripristino di una normale funzione antinfiammatoria cutanea. Ho usato in particolar modo l'olio di enotera e quindi sono andato proprio sulla cascata base della catena degli acidi grassi polinsaturi, e quindi chiaramente
questa terapia semplice ha permesso a questo soggetto di avere un grosso miglioramento della sintomatologia. L'acne è scomparsa completamente nel giro di 2 mesi, quindi ulteriormente la certificazione che attraverso una visione integrata rispetto alla visione semplice della medicina, che in quel caso oltre che mettere creme dava retinoidi o comunque sostanze simili che hanno un'azione anche tossica, soprattutto per esempio gameto tossica. Immaginate dare questi farmaci a un soggetto giovane, come possa diventare pericoloso. E quindi ancora di più, diciamo, questo esempio per convalidare l'importanza che attraverso un test semplice come l'S-Drive noi riusciamo a valorizzare una serie di informazioni, una serie proprio integrata di sistemi, e possiamo dare poi la giusta importanza, e questo poi dipende chiaramente dalla clinica del paziente, dipende dalla storia, dalla sua anamnesi, dal suo stato energetico, dal suo stato emotivo, da tanti fattori che solitamente vengono ad essere trascurati. Io che sono un costituzionalista uso molto anche il mio aspetto, diciamo, di conoscenza osservazionale, e quindi chiaramente possiamo usare una serie di elementi, farli convergere sulle informazioni che ci arrivano da questo test, cercare chiaramente di ottimizzare quelli che sono i dati che vengono offerti da questo test, soprattutto nell'ambito di quella pagina 3 che vi ho fatto vedere, dove ci sono delle priorità di intervento, e chiaramente tutto questo vi porterà a dei risultati sempre migliori e soprattutto a ottimizzare le performance di un modello di medicina complessa come la medicina che abbiamo scelto di praticare, che non si accontenta sicuramente di poche informazioni, ma che porta avanti un'idea di salute differente e soprattutto utilizzabile in vari campi. Stamattina Andrea Savini parlava chiaramente della possibilità di utilizzo in campo sportivo. Io stesso, in una delle ultime relazioni che ho fatto in webinar, vi ho fatto vedere i risultati che abbiamo avuto usando l'S-Drive un intero anno calcistico con una squadra di calcio professionistica. Possiamo usarlo in tutti i malati, quindi sicuramente in campo preventivo, ma anche come supporto clinico. Io stesso ho esperienza quasi ventennale di terapia oncologica integrata e vi garantisco che le informazioni che vengono fuori dall'S-Drive sono molto utili anche nel supporto di pazienti che vogliono essere aiutati a non recidivare la malattia oncologica, o vogliono essere aiutati anche a potenziare dei meccanismi quando la malattia oncologica, ahimè, ha preso il sopravvento. E quindi, come comprendete, abbiamo oggi in mano uno strumento utile, rapido e soprattutto anche poco costoso. Questo è molto importante anche alla luce della crisi economica che stiamo vivendo e che probabilmente vivremo nei prossimi mesi. Riuscire ad avere un test così a basso costo che non vi implica necessariamente l'esclusione, del test ematologico, cioè potete fare tranquillamente l'esame del sangue, ma io personalmente vi dico che attraverso una valorizzazione di questo test, al limite qualche volta utilizzo per qualcuno l'EAV o la kinesiologia, con un'ottima anamnesi e con anche un'indagine eventualmente di quella che è la composizione corporea del soggetto vista a 360 gradi, anche con una valorizzazione di quelli che sono i profili infiammatori, perché il vero problema è proprio l'infiammazione, lo vedremo sempre nel test, cioè nel test viene fuori sempre l'infiammazione. Poi dobbiamo essere bravi noi a inquadrarla, se è un'infiammazione anabolica, se è un'infiammazione catabolica, se è un'infiammazione di tipo neurometabolico o un'infiammazione di tipo neuroendocrino. Quindi voglio dire, però alla fine, ecco, questo test può essere considerato una risorsa per l'umanità, e sono veramente contento di far parte di un gruppo che vuole approfondire, perché io credo che attraverso la clinica, attraverso proprio un approccio empirico e attraverso sempre un maggior numero di casi, si potrà sempre più accendere l'entusiasmo di fronte a tutto quello che viene fuori da un test meraviglioso come questo. Io penso di aver concluso il mio tempo a disposizione e vi ringrazio per l'attenzione.
Guarda Bartolo, direi che ascoltarti e ascoltare la tua professionalità, la tua esperienza e il tuo cuore, insomma, nel valutare l'essere umano, non il paziente, è veramente un esempio per tanti. E quindi voglio assolutamente ringraziarti di essere qui e di averci donato questa meravigliosa relazione anche di esperienza clinica, che penso proprio confermi il fatto che ogni essere umano è un mondo a sé, e proprio per questo noi ci impegniamo nel divulgare strumenti come S-Drive che possano veramente ascoltare il paziente. Come dice Marcus Stanton, che è un medico in medicina funzionale di tedesco, insomma, anzi è un americano, però vive in Germania da quando era piccolo, è un medico di medicina funzionale, presidente dello stress osattivo, insomma, relatore di fama internazionale. Dice S-Drive, alla fine, se vogliamo spiegarlo in poche parole, fa le domande al paziente, alla persona, e la persona risponde per quello che ha bisogno. E ci mette sì, veramente... Volevo fare un'ultima considerazione. Sì, io poi non sono riuscito a caricare l'ultimo test che ho fatto al primo caso clinico. Sì. Il ragazzo, io l'ho visto a settembre, poi purtroppo a novembre lo dovevo ricontrollare, ma io mi sono ammalato di Covid, come ben sapete. E quindi il ragazzo poi ha finito la cura e mi ha richiamato 15 giorni fa. Le ho fatto il test perché iniziava ad avere alcuni sintomi, sai, di nuovo di astenia, e non era la depressione di allora. E chiaramente, avendo imparato, quindi io sono d'accordo con Andrea Savini, che bisogna anche educare il paziente a un concetto di salute preventiva, perché poi è tardi quando arrivate con 3.000 sintomi. Il ragazzo ha voluto essere testato nuovamente, abbiamo fatto l'S-Drive, io purtroppo non sono riuscito a caricarlo, Giorgio, credimi, stamattina ho avuto problemi, perché ti ho detto, qua c'è stato un brutto temporale stanotte, io peraltro ho fatto il turno in clinica, quindi chiaramente sono arrivato anche un po' tardi, quindi non sono riuscito a sistemare, però avrei voluto farvi vedere come, nell'ambito per esempio di quella segnalazione di post-virosi, non c'è più niente. È che era venuto fuori ora un quadro semplicemente di usura di tipo energetico, soprattutto di tipo, diciamo, neuroendocrino, con segnalazione di triptofano, che comunque il ragazzo io ho integrato subito, no? Con un prodotto solo, e il ragazzo già sta bene, cioè ha già ripreso la sua salute. Quindi immaginate che strumento abbiamo a disposizione. Cioè, e quindi in quel caso non solo il ragazzo si è confortato perché non c'è stata più la visualizzazione della riattivazione post-virale, che lo preoccupava chiaramente, avendo avuto lui una mononucleosi importante, no? E quindi perché poi uno si va a informare, perché il giovane oggi c'è il web a disposizione e se va a vedere che nell'ambito delle riattivazioni del virus di Epstein-Barr ci sono tantissimi studi che giustificano la possibilità che attraverso una riattivazione cronica purtroppo possiamo incedere in tante malattie autoimmuni, no? Anche con un certo peso salutistico, se pensiamo per esempio a una sclerosi multipla o anche le malattie tiroidee o la stessa celiachia, chiaramente nell'ambito anche del test, il vedere che l'attivazione post-virale non c'è più e che comunque dopo 3 giorni di una terapia semplicemente integrativa suggerita dal test io riprendo a stare bene, chiaramente di conforto e certamente di supporto anche per noi che siamo degli apprendisti in questo caso, permettimelo di dire, perché questo test, come dicevo, è veramente una tecnologia innovativa che ha un potenziale limitato, e lo ripeto. E quindi chiaramente, essendo degli apprendisti, ancora di più certifica l'importanza di avere a disposizione degli strumenti così e di valorizzarli ulteriormente anche attraverso questi incontri, perché abbiamo veramente una grande risorsa ed è peccato sprecarla. Veramente in questo caso posso dirlo, visto che io vengo anche da una ventennale esperienza di mineralogrammi, per cui vi garantisco che proprio anche dentro il mio modo di pensare l'S-Drive ha inciso in maniera netta anche in poco tempo, no? Rispetto all'esperienza precedente, perché mi ha permesso di valorizzare dei concetti che erano già miei, ma che attraverso
diciamo, quella che è la mia pratica clinica, non riuscivo a valorizzare, mentre oggi questo succede con più facilità. E questo devo dire veramente grazie a te che mi hai permesso di conoscere questo strumento. No, grazie di cuore, grazie Bartolo. Andrea.